eccoci qua ragazzi per questo giro domenicale. Oggi giornata stupenda. Giornata davvero bella oggi. Oggi ho anche un nuovo compagno di viaggio che sto testando, sto un po' cominciando ad utilizzare, ovvero lo Zoom XT che in tanti mi avete consigliato. Sarà utile per appunto fare anche un po' di strade bianche e soprattutto per poter condividere con voi qualche traccia GPX e qualcosa da appunto potervi lasciare comunque le tracce che faccio, senza star lì a ogni volta calcolare il percorso, fare di qua, fare di là. Quindi estrapolerò direttamente da qua la traccia GPX e ve la farò vedere. Oggi comunque continueremo la serie sui borghi italiani, ragazzi, visto che andremo in un borghettino qua nelle vicinanze, un borgo italiano qua nelle vicinanze di Bergamo. Sono una settantina di chilometri di percorso. Diciamo che è il borgo più piccolo d'Italia, ovvero Morterone, che si trova in provincia di Lecco, comunque qua vicino, non lontanissimo. Andrò quindi oggi a Morterone a fare comunque quello che chiamano il piccolo Stelvio per i suoi tornanti. Quindi ragazzi, direi che a dopo. Comunque ecco, l'ho messo qua sotto, non so se si vede, l'ho messo qua sotto perché mi deve arrivare l'ultimo pezzo da poterlo mettere sul traversino, quindi poi andrà a finire appunto sul traversino, perché sennò mi resterà inutile un pezzo che non viene veduto insieme ma è a parte. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci, siamo quasi, anzi siamo in pratica sul lago, o quasi, siamo quasi a Lecco. Lo taglieremo fuori Lecco e andremo verso la Valsassina per poi Valsassina, località Ballabio, e poi si salirà per Morterone. Quindi ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, siamo a Ballabio, adesso parte appunto la strada che ci porterà a Morterone. Qua ovviamente non ci va nessuno. Ok, Morterone. Ok ragazzi, da qua parte la strada per Morterone. Guardate già che spettacolo, non dovrebbe essere larghissima, ma mi dà 15 km, dovrebbe essere una strada bella panoramica ragazzi, e via che si parte, e via che si parte. Ok, lo danno aperto e via che si parte col piccolo Stelvio ragazzi, piccolo Stelvio. Ma che stradina, ciglio fragile, bestia, te se si parte così. Se si parte così,
sacco di gente a piedi. Primo tratto direi ottimo. Wow, va che bello! Va che bello! Spettacolo! Spettacolo! C'è pure la galleria, la galleria! Bestia, buia buia, eh! La galleria! Ok, qua è un po' franosa, bestia, qua punto foto ragazzi, se c'è uno spiazzettino punto foto, qua c'è uno spiazzettino e mi fermo per il punto foto. Paesaggio fantastico. Guardate lì tutto, ecco perché lo chiamo picco, guardate che tornanti, e qua si vede il lago. Peccato che oggi non riesco a utilizzare il drone perché ahimè mi si è rotto il cavetto di connessione al cellulare, mi sono accorto ieri e ovviamente l'ho ordinato, però mi arriverà domani. Ma vabbè, comunque guardate qua che spettacolo. Ma continuiamo in moto. Comunque ragazzi, bella bella strada, va qua ancora che sale coi tornanti. Non è da andare molto allegri perché comunque qua c'è ancora un po' di neve e fa freschino ragazzi, fa freschino. Paese più piccolo d'Italia e con meno abitanti credo. Morterone. In teoria ragazzi, da Morterone si potrebbe fare il passo Paglio, che è comunque una strada bianca sterrato. Bisognerebbe comprare il pass che vendono, dovrebbero vendere appunto a Morterone, perché è una strada silvo-cuso pastorale, qualcosa del genere, quindi non è percorribile in teoria, ok, però appunto con questo pass si può percorrere, dovrebbe costare 10 euro, però non so se è transitabile. Magari c'è neve, però sicuramente più avanti si farà sicuramente, visto, guardate là c'è neve, cioè a me va bene lo sterrato ma la neve è, mi diventa poi un po' improbabile. Comunque strada davvero suggestiva, eh. Ci credo, il paese più piccolo d'Italia.
è incagnato in mezzo al nulla, è incagnato. Sono solo 20 km di sta strada qua quasi, però dai, è bello. Proprio in mezzo alle rocce. Da toppe ragazzi. Tensione caduta massi. Va qua, wow, bello. Attenzione alle mucche. Vi dà il benvenuto, Morterone. Non si può passare. Comunque ragazzi, questo navigatore devo capirlo ancora bene. So che è il top di gamma, quindi vado quasi sul sicuro, però devo ancora riuscire a capire come usarlo bene e come comunque configurare tutti i percorsi, perché se voglio fare le tappe non so ancora bene come fare. Comunque diciamo che vi porterò una bella recensione quando saprò più o meno tutto specifico. Tutte le caratteristiche, cosa si può fare, cosa non si può fare. Ho visto già che comunque si possono salvare le tracce, si possono importare le tracce. Ancora devo capire bene, però dovrebbe essere comunque un accessorio anche per, diciamo, tra virgolette, il lavoro per YouTube. Potrebbe consentirmi di comunque poter condividere con voi anche tante cose che per il momento non sono riuscito a condividere, o comunque ho fatto fatica. Dovrebbe facilitarmi un po' il lavoro anche su YouTube e di condivisione, soprattutto delle tracce. Comunque adesso si scende da Morterone. Volevo fare un'altra strada, ma è chiusa. C'è un'altra strada, un altro percorso tornare a casa, però mi sa che è chiuso. Adesso vedo, magari farò la Valcava. Però ditemi un po' voi, guardate qua che paesaggio fantastico, davvero bello. Comunque davvero bello, veniteci, piccolo Stelvio ragazzi, davvero carino. Adesso che i passi, diciamo, alpini principali sono ancora chiusi, fare queste stradine qua è davvero davvero un buon allenamento. Comunque ragazzi, restate connessi sempre al canale, perché arriveranno video sempre più belli, più appassionanti.
almeno speriamo, visto che siamo partiti col coronavirus e adesso c'è pure la guerra, speriamo che non si scoppi davvero la terza guerra mondiale, se no siamo fritti, siamo fritti. E quindi niente ragazzi, che altro dirvi per questo video, io vi saluterei così, con questa strada magnifica. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi dispiace che non ho potuto fare la dronata, ma ogni tanto qualche disguido tecnico può succedere, quindi ora sta arrivando il cavo, arriverà il cavetto, perché poi è particolare, non è che posso prendere un cavetto qualsiasi e infilarcelo dentro, un cavetto appunto apposta, apposito, da connettere con la radiocomando, il cellulare, e senza cellulare purtroppo non si può far andare il drone. Quindi ragazzi, grazie ancora, mi scuso appunto per il drone, però vabbè, capita. Spero che vi sia interessato questo questa strada, il piccolo Stelvio, per me è da fare, se siete poi della zona Lombardia, così vi immergete nella natura qua, guardate, spettacolo. Poi immaginatevi ovviamente magari gli alberi un po' più verdeggianti, e visto che adesso siamo ancora in inverno, magari d'estate ci sarà un po' più di verde. Quindi ragazzi, ancora grazie, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel pollice in su se vi è piaciuto il video. Ovviamente se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità. Quindi ragazzi, ancora un grazie dal motociclista solitario, da Simone ovviamente, e alla prossima, ciao ciao.